Lei prima ha detto che non le è stata data la possibilità di come dire, manifestare il suo atteggiamento venendo interrogato dai pubblici ministeri di Napoli, è vero? Sì. Senta, è stato interrogato dal pubblico ministero di Napoli in data 5 giugno 93? Ma in merito a che cosa? Ha avuto un interrogatorio dinanzi al pubblico ministero di Napoli? Ho avuto tanti interrogatori, se importa quella data vuol dire che l'ho avuto. Benissimo. Però non posso essere... Ricorda in questa occasione che cosa ebbe modo di dire? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Come? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Io le contesto che lei in quella circostanza dichiarò: ho la mente confusa, non capisco bene la situazione in cui mi vengo a trovare. Sì. Che cosa la confondeva, signor Moccia? Questo mio voler attuare la dissociazione e cercavo di prendere tempo per... 5 giorni dopo lei fu interrogato dal GIP di Napoli. Sì. Ricorda cosa disse in quell'occasione? No. In merito sempre al confronto di Galasso? No, mi scusi, lei il 10 giugno fu interrogato dal GIP di Napoli, che le contestò l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Giuseppe Rocco. Sì. Ricorda in questa occasione che cosa disse? Siamo il 10 giugno 93, dopo il confronto con Pasquale Galasso. Dopo il confronto con Galasso? Sì. Non lo ricordo. Allora io le contesto che lei disse, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, in ogni caso mi protesto innocente. Il 24 giugno 93 lei fu interrogato dal GIP. Senti sotto là, sì. Ricorda che cosa disse in questa occasione? No. Io le contesto che lei si avvalse della facoltà di non rispondere, dichiarando appunto mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Avvenne la stessa cosa il 26 luglio 1993? Credo di sì. Lei ebbe un altro interrogatorio dinanzi al pubblico ministero il 12 ottobre 1993? Sì, ma non ricordo se sta scritto lì, certamente. Signor Procuratore, io tutto questo... No, mi scusi, lei deve rispondere alle mie domande. Io le chiedo se lei ricorda di aver avuto questo interrogatorio in data 12 ottobre 1993. Ma erano interrogatori che si riferivano a fatti specifici. No, questo interrogatorio... mi scusi, allora adesso... Guarda, se lei non ricorda, può rispondere che non ricorda. Sì, siamo... Però io ricordo bene che generalmente venivano fatti su fatti specifici e io intendevo invece allargare il fatto a tutti i miei reati commessi da me. Senta, io le contesto che in questo interrogatorio lei ha dichiarato intendo avvalermi della facoltà di non rispondere perché ho bisogno di riflettere sulla mia situazione giudiziaria e familiare. Sì. Lo ricorda? Sì. Ricorda se in quella data le furono esposte le ragioni processuali che rendevano auspicabile una diversa condotta? Sì. Senta, è stato interrogato dal GIP in data 10/11/93, cioè il 10 novembre 93? Sì. Ricorda che cosa ha detto in questa data? No. Le contesto che lei ha dichiarato che intendeva avvalersi a facoltà di non rispondere. Senta, altro interrogatorio avviene il 14 aprile 1994 dinanzi al pubblico ministero. Ne ricorda il contenuto? No. Senta, al 14 aprile lei ha saputo dell'omicidio del fratello di Mario Pepe, Antonio Pepe? Attraverso la stampa, sì. Ha saputo dell'omicidio del fratello di Umberto Maturo, collaboratore di giustizia? Sempre attraverso Antonio la stampa, Maturo. Sì. Benissimo. Queste notizie di stampa le ha prese prima o dopo l'aprile 94? Quando sono uscite, ma non ricordo quante che sono successe. Quando le ha riportate dalla stampa. Benissimo. Senta, ricorda che cosa disse lei nel corso dell'interrogatorio del 14 aprile 94? No. Io le contesto... Confermo la mia ferma volontà di dissociarmi. Mi riporto le ragioni che ho posto a base di questa mia scelta in precedente verbale. Mi rendo conto che sono avvenuti fatti sanguinari imputabili, come lei mi dice, a latitanti miei coindagati. Non posso che esserne addolorato, ma ciò non può che confermare che la mia scelta, seguita da altri, porrebbe fine a tutto questo.
Prendo atto che allo Stato non esiste una normativa sui dissociati e che, come mi dice lei, chi ha intenzione di dissociarsi potrebbe già farlo, potendo con ciò dare conferma di quanto appena detto, e che ciò si riferisce in particolare ai latitanti. Per quanto mi riguarda, continuerò a mettere le mie personali responsabilità e le assicuro che tutti gli affiliati al mio clan si costituiranno e ammetteranno le loro rispettive colpe, ove si potesse intravedere un minimo di prospettiva futura. Un segnale potrebbe essere l'estensione ai dissociati del rito abbreviato attraverso la legge sui collaboratori. Sono queste le dichiarazioni che lei ha reso in questa occasione? 14 aprile 1994. Senta, lei ha reso interrogatorio al pubblico ministero il 19 luglio del 1994? Non ricordo se c'è. Ricorda che cosa disse in questa occasione? No. Io le contesto che in lei in questa occasione dichiarò: confermo la posizione processuale della dissociazione, che consiste nella confessione di tutti i miei reati senza poter però chiamare alcuno in corretà, posizione che sono certo potrà essere condivisa da un altissimo numero di persone, del numero di alcune centinaia. Non ritengo di poter giungere a una collaborazione piena con l'autorità giudiziaria, perché ritengo che, riconosciuti con la mia coscienza tutti gli enormi errori che ho commesso nella mia vita, mi resta solo la mia dignità, in nome della quale rinuncio addirittura a ricongiungermi con ciò che ho di più caro, cioè la mia famiglia, cosa che sicuramente avverrebbe in breve termine ove iniziassi a collaborare, ed accetto anche di subire, come ancora oggi avviene in questo carcere, inutili angherie di ogni genere. Voglio dirvi che in ogni caso io perseguirò questa strada, nel senso che intendo confessare tutti i delitti da me commessi. Poi, se la giustizia riterrà di valorizzare questa mia posizione consentendomi di evitare l'ergastolo, sono certo che seguiranno centinaia di analoghe scelte, molte delle quali, peraltro, sicuramente assumeranno la posizione di collaborazione totale. Posso dire che ho parlato con moltissime persone che hanno delitti da confessare, alcuni dei quali ancora assolutamente sconosciuti all'autorità giudiziaria. Io stesso, per dare un segnale di quanto questa strada sia condivisa all'esterno, ho fatto ritrovare un carico d'armi a Salerno, all'esterno, tra parentesi, anche in aree diverse dalla campagna, quali Calabria e Sicilia. Ho fatto ritrovare, dicevo, un carico d'armi a Salerno alcuni mesi or sono e ho inviato una lettera pubblica con la quale ho invitato la Camorra a deporre le armi, lettera letta da Don Riboldi alla stampa. Sono assolutamente convinto che questa sia l'unica vera strada per giungere alla definitiva sconfitta della Camorra campana, e ciò sia per l'effetto diretto delle dichiarazioni dissociative, in grado di confermare e spesso integrare in maniera assolutamente inattaccabile le dichiarazioni dei pentiti, sia per la scelta di totale collaborazione che, anche di ciò sono certo, molti dei dissociati in breve termine compirebbero. Le conferma di aver reso queste dichiarazioni ora, certo, che gliel'ho lette? Benissimo. Senta, in data 30 settembre 1994, lei chiede nuovamente un confronto con Pasquale Galasso e parla di false accuse nei confronti di suo fratello Luigi, lo ricorda questo? Sì. Ricorda di aver parlato anche di false accuse nei confronti di suo fratello Antonio? Probabile. Io le contesto che lei ha limitato questa accusa a Galasso di aver formulato false accuse soltanto nei confronti di suo fratello Luigi. Sì, perché lui poi in effetti accusava solo Luigi, Antonio non è che lo accusava, per cui... Benissimo. Diamo atto che è sopraggiunto l'avvocato Esposito. Senta, ha mai sentito parlare di falsi pentiti da costruire e presentare all'autorità giudiziaria? Se ne sentono tante. Come? Ne ho sentito tante, di tutti i colori, ho sentito pure questo. Dico falsi pentiti però da costruire da parte vostra, da parte dell'organizzazione. Da parte? Dell'organizzazione. Da parte mia no, se lei da parte vuole sua arrivare no. Ha mai saputo nulla dell'organizzazione di attentati in danno di Mario Pepe, Pasquale Galasso, di parenti di altri collaboratori? No. Nel periodo che va da luglio 93 a settembre 94, ha avuto notizie di contatti di suo fratello con esponenti dell'organizzazione? Ero io che dicevo a mio fratello di avere contatti con loro per indurli alla dissociazione. Benissimo. Ha avuto colloqui quindi con Luigi in carcere? Sì. Benissimo. Sa se in particolare ha avuto contatti suo fratello Luigi con i fratelli Davino?
Probabile anche con loro, perché facevano parte dell'organizzazione. Vuoi sapere se le risulta? Se risulta direttamente no, perché io con mio fratello non facevamo benissimo nome preciso. Sa se ha avuto contatti con Pasquale Loreto? Probabile. Sa se ha avuto contatti con Gerardo Brasiello? Ripeto, tutti coloro che facevano parte dello stesso. L'unico modo per me di avere delle informazioni, di formulare delle domande. Però io non posso potrei essere io... assai meno ripetitivo, sì. Purtroppo è l'unico modo. Per cui abbia pazienza e risponda alle mie domande se intende farlo. Sa se suo fratello Luigi ha avuto contatti con Dario De Simone? Non lo so, ma penso di sì, perché Dario De Simone, facendo parte, lo dico perché ho letto sulla stampa che è un collaboratore di giustizia, facendo parte del gruppo dei Casalesi, è probabile che l'abbia visto per parlare sempre della dissociazione. Senta, lei nell'interrogatorio che prima le ho citato, io posso dire di più, del 19 luglio 94, ha detto che aveva avuto notizie certe della volontà di moltissime persone appartenenti all'Ndrangheta e alla mafia siciliana di dissociarsi, di essere certo che tutti gli affiliati al suo clan l'avrebbero seguita. Sì. Com'è possibile, questa è la mia domanda, com'è possibile che lei abbia avuto notizie della volontà di centinaia di persone di dissociarsi, di quella di tutti i suoi affiliati di costituirsi, di analoghe volontà in Sicilia e in Calabria, e poi non sapesse nulla di quanto poi effettivamente avveniva all'interno dell'organizzazione? Ma i miei discorsi erano solo improntati alla dissociazione, per cui io in chiunque incontravo parlavo del problema che io ritenevo dover parlare, per cui parlavo solo della società e vedevo che chi parlava con me consentiva questo tipo di tempo. Dice che la deduzione di anche persone sconosciute all'autorità giudiziaria l'avrebbero seguita. Come faceva a saperlo dall'interno del carcere? Tramite mio fratello, perché, tramite anzi fratello. Proprio coloro che erano le, che non avevano, ci sono stati gruppi del napoletano che non avevano pentite all'interno di loro, erano più propensi alla dissociazione. Senta, perché il mio gruppo di appartenenza l'ha fatto ritrovare... è stato quello là che è stato molto più duro proprio verso la dissociazione. Ha fatto ritrovare lei il carico d'armi a Salerno? Diciamo tramite la proposta della dissociazione. Benissimo. Lei, mi scusi, nell'interrogatorio che poc'anzi l'ho letto, lei ha dichiarato ho fatto ritrovare un carico d'armi a Salerno alcuni mesi o sono. È giusto? Sì. Lei era detenuto, come ha organizzato il trasporto di queste armi a Salerno? No. Il discorso dell'auto ritrovata a Salerno è un discorso molto più ampio. È un discorso, cioè, in effetti, che tutti coloro che aderivano alla dissociazione dovevano far ritrovare un'auto nella zona di influenza. E lei influenza a Salerno? No, appunto, se lei mi dà il tempo di arrivarci, ci arrivo. Il Loreto era una proposta che stava girando per tutti quanti, chi era d'accordo di farlo o meno questa cosa. E c'era ancora, doveva scattare ancora il giorno per dire questo è il giorno adatto per farlo tutti quanti insieme. Il Loreto, sentita quest'idea, è partito per primo, senza aspettare tutti quanti gli altri, e ha fatto ritrovare questa quindi non è stato lei che ha fatto ritrovare un carico è il discorso che in effetti ho portato io avanti, in questo intendevo, non che io abbia portato io direttamente o una persona mia diretta a portare. Senta, lei ha detto che non ha mai avuto notizie di attentati o di progetti di attentati, di organizzazione di attentati in danno dei collaboranti o dei loro parenti. Suo fratello Luigi non le ha mai riferito quindi nulla a tale proposito? Ma mio fratello Luigi non poteva riferirmi niente, perché mio fratello Luigi, fra le altre cose, non è mai stato associato del clan. Mio fratello Luigi poteva riscuotere all'interno del clan della stima del fratello di Angelo Moccia, ma non come Luigi Moccia, per cui non aveva proprio potere decisionale in certe cose. Il mio fratello riportava solo quello che io gli dicevo, che poi nel riportare queste cose si è potuto trovare in un discorso più ampio che si parlava di altro, abbia potuto ascoltare, però... Senta, mai avuto... Al di fuori di ascoltare... Luigi le ha mai confidato di aver partecipato a un sopralluogo nella sede di un ufficio di polizia per verificare dove era possibile collocare dell'esplosivo? Vede, signor procuratore, ne sono state dette tante. Io le ho chiesto se le ha riferito la notizia di aver partecipato a un sopralluogo, non di chiacchiere.
sopralluogo diretto proprio no, che parlavano di attentati, di tutte queste cretinate, sì. Benissimo. In generale, però ripeto, dedicavamo un attimo a questa cosa, perché poi il colloquio, lei non so se lo sa, era di un'ora, per cui io intendevo parlare di cose molto più utili e più necessarie che queste cretinate. Senta, lei prima ha fatto riferimento alla sua Costituzione, che se non sbaglio avvenne nel gennaio del 1992. Sì. Cambierei argomento, signor Moccia, per il momento. Può riferire alla Corte qual era la sua posizione di allora, la sua posizione, diciamo, giudiziaria? Avevo una condanna passata in giudicato per di circa 5 anni e 6 mesi, 5 anni e mezzo. Era imputato anche della rapina alla Montefibre? Era quella condanna che era diventata definitiva, la condanna della rapina alla Montefibre. Ed è una condanna a 5 anni e mezzo di... No, il cumulo era un cumulo di 12 anni circa. Di 12 anni. Senta, quindi lei si costituisce in carcere, quindi che apprende la notizia della collaborazione di Pasquale Galasso? Sì. Quale fu la sua reazione? C'è opposizione, chiedo scusa, perché dovremmo Ma sapere... Che cosa può interessare il mio stato d'animo? Non è una reazione emotiva, è un amico, partecipe di un'organizzazione che decide di collaborare. Vuoi sapere cosa pensò? E che non è un'emozione, è una valutazione. Noi vogliamo sapere quello che ha fatto, quello che ha pensato. Non Presidente, ci mi rimetto alla sua decisione. Mi pare che l'imputato ha dichiarato che non voleva rispondere a questa domanda. Non credo che possa interessare il mio stato d'animo. Benissimo. Io posso però precedente contestarle che nel confronto avuto con Pasquale Galasso dinanzi al pubblico ministero di Salerno in data 5 maggio 1995 ha dichiarato di essere rimasto sconvolto? Ma io chiedo scusa, ma la contesta, sì, l'istituto scusa, della Corte... è una dichiarazione di Angelo Moccia. Ma una volta e per sempre, io forse sono io che non capisco bene, quindi chiedo lumi all'accusa e soprattutto alla Corte. Una volta e per sempre, forse è il caso che mi chiarisca qual è l'istituto della contestazione e a che cosa serve. La contestazione si verifica quando ci sono delle dichiarazioni diverse che non hanno nessun momento di coincidenza e che necessitano di un chiarimento. Per cui uno dice, ieri hai detto che la maglietta era bianca, oggi dici che è verde, ti contesto che ieri hai detto che era bianca. Qui siamo a fare un'operazione inversa. Io faccio un'opposizione perché si fa una domanda che interviene nella sfera personale delle sue opinioni che non credo interessi alla Corte e non può interessare alla Corte, e il pubblico ministero fa una contestazione. Allora, chiariamo che non si tratta in senso tecnico di una contestazione, però quando un imputato non risponde la parte interessata ha diritto di far acquisire agli atti le risposte rese in sede di altro interrogatorio. Sì, ma se c'è una contestazione, chiedo perdono. Appunto per questo. La contestazione è un mezzo tecnico per fare entrare nel processo un atto di indagine preliminare. Certamente. Un secondo mezzo tecnico che ha la stessa finalità è la situazione nella quale un imputato si avvale del diritto di non rispondere a tutte o alcune delle domande. Allora, certamente, Presidente, ma... posso chiarire, visto che l'accusa, la difesa ha fatto riferimento anche, come dire, a una possibilità di chiarimento da parte dell'accusa. Colgo l'occasione del riferimento puntualissimo della Presidenza per dire che è evidente che dinanzi all'imputato che ha richiesto di essere sottoposto a esame dichiara in generale mi avvalgo della facoltà di non rispondere, anzi rifiuto l'esame, io non, la parte che ha chiesto l'esame non procede, questo lo dico no, come dire, come, per indicare qual è la mia linea condotta, ad alcuna contestazione, prende i verbali e li acquisisce, ma se la parte... l'imputato accetta di essere sottoposto ad esame e soltanto rispetto a specifiche domande dichiara di avvalersi la facoltà di non rispondere, io voglio sapere se è come dire, il meccanismo per dare ingresso alle dichiarazioni rese sul punto è quello della semplice allegazione dei verbali o si deve passare per la contestazione. Ma qui c'è un problema a monte. Io mi sono opposto alla domanda, perché la domanda è su una opinione. Che tecnicamente la pubblica accusa in caso di mancata risposta ha diritto a ottenere l'allegazione dei verbali. Certo, in teoria sì. Si riferiscono alla circostanza, resta la questione sollevata. Io mi oppongo, perché questa è la domanda. La ammissibilità dell'ingresso del processo di
domande sulle opinioni e sulle emozioni. Le opinioni non c'è dubbio che non siano ammesse. E neanche credo sulle emozioni dell'imputato, Presidente. Se nel momento, finché rimangono emozioni e non si traducono in comportamenti, siamo d'accordo. E questa è l'opposizione. In cui si traducono in comportamenti, e questa è l'opposizione. Lui il PM gli contesta di aver detto e rimasi sconvolto. È o no un'emozione? Lei conservò la, la domanda. Conservò la calma dopo aver appreso questa notizia in carcere o ebbe condotte diverse? Mi oppongo. Mi scusi, Presidente. Mi riappongo. Agitarsi è una condotta. Io ho l'impressione che questa, diciamo, debba trattarsi di una qualche condotta che abbia qualche rilevanza pratica. E dove sta? Cioè, il fatto che uno si innervosisca non credo che sicuramente abbia una rilevanza. Sicuramente no, ma poiché ne ho già fatto riferimento prima, la domanda tende a... Io mi sono opposto, sciolgo, perché da Presidente... Va bene, Presidente, non... Ad altra parte non credo che la rilevanza processuale sia... Ma non lo è affatto, almeno a mio avviso. Poi magari può darsi che il PM ci spieghi perché è così rilevante e noi Va bene. Facciamo. Senta, la Costituzione avviene... perché lei si costituisce? Perché intendevo finalmente tagliare con quello che era stato il mio passato, e solo in questo modo io potevo arrivare a concretizzarlo. Senta, Galasso ha affermato che lei gli confidò la speranza di essere scarcerato in pochi mesi, è vero o no? Beh, questo penso che sia smentito dai fatti stessi. Come venivo scarcerato dopo pochi mesi? Senta, io le contesto quanto da lei dichiarato sul punto nel corso del confronto con Pasquale Galasso. Avvenuto dinanzi al pubblico ministero di Salerno, anzi, per anticipare eventuali opposizioni della difesa, lei ha mai ha tenuto conto nella sua decisione di costituirsi della possibilità di ottenere una consistente riduzione di pena attraverso l'applicazione delle norme in tema di cumulo e quelle in materia di ordinamento penitenziario, liberazione? Il cumulo alle fungibilità e i condoni già mi erano stati applicati, per cui con tutto quello che mi era stato applicato mi rimanevano circa 6 anni da scontare. E certamente, se lei si può riferire alle norme, diciamo, carcerarie, certamente a Moccio non gli avrebbero mai dato una licenza premio, certamente a Moccio non gli avrebbero mai dato la semilibertà, e se me l'avessero data la semilibertà non l'avrei fatta, visto il mio passato, che sarebbe stato un appuntamento con la morte. Senta, lei, mi scusi, io poi vorrei, data la questione inseritasi, vorrei esserne certo. Lei ha dichiarato che era già passato in giudicato la condanna, sì, per la rapina alla Montefibbia al, sì, momento Calasso della sua... invece diceva che io dovevo ancora fare l'appello, l'ha detto qua no, la condanna era definitiva. Ma questo può rispondere pure il dottor Manguso, se ricordo bene, perché dopo quel... Senta, lei era stato consigliato di... Sentiremo il dottor Manguso come testa a discarico, in prosieguo. Senta, lei è stato consigliato di costituirsi? No, sconsigliato semmai. Posso leggerle, Presidente... Anche prima, quando si trattava di fare l'appello per la rapina della Montefibre? Quando si trattava di fare l'appello, io già ne parlai con l'avvocato senese della volontà di volermi costituire, che poi sfumò perché non ero ancora convinto, sfumò per tanti altri motivi. Senta, perché dove si costituì lei? Nel carcere dell'Aquila. E perché si costituì proprio all'Aquila? Perché nel carcere dell'Aquila, dopo aver fatto una ricerca dove sarebbe stato più ottimale per me costituirmi per quello che intendevo fare, mi risultò essere il carcere di Re Bibbia o l'Aquila, perché erano carceri dove non gravitava malavita organizzata. Senta, le fu offerto, come dire, un interessamento per aiutarla a risolvere la sua condizione di detenuto una volta costituitosi in un carcere romano del Lazio, del Centro Italia? No, da nessuno e da niente. Il Galasso, quando seppe che volevo costituirmi, mi voleva cercare di aiutarmi, mi disse: ti ringrazio, ma non voglio niente, devo fare la galera in santa pace e basta, non voglio...
Mi scusi, lei ha dichiarato nel confronto con Salerno, glielo contesto, in un carcere romano del Lazio, tramite Nicoletti, che si sarebbe interessato grosso modo della mia posizione. Questo forse, questo era l'aiuto che voleva darmi Galassi, e io l'ho rifiutato. Benissimo. Ho detto non voglio niente. Senta, la ragione della scelta del carcere laziale qual era? Ripeto, per fuoriuscire da quello che era il contesto napoletano, per non avere più contatti con il crimine. Io le contesto che lei ha dichiarato che fu consigliato dall'avvocato francese di scegliere per costituirsi il Lazio, la Toscana, l'Abruzzo, perché c'erano tribunali più tranquilli, diciamo più garantisti, ma non so che termine usare, comunque applicavano di più queste norme di legge. Sì, ma io mi riferivo, per quanto riguardava gli scontri della liberazione anticipata, oltre questa, non cioè i 45 giorni. I 45 giorni di SMS per lavoro condotto, oltre questo, io non è che speravo niente. Non sperava nient'altro. Ma non potevo sperare niente perché, visto il mio passato, i rapporti a mio carico, che cosa potevo sperare? Senta, lei conosce un tale Montuori? No. Questo signor Montuori non le fu offerto di interessarsi per risolvere la sua posizione di detenuto? Da Galasso? Non so, glielo chiedo, poi vediamo. Io da non chi. Lo conosco Galasso, ma se lo conosce Galasso forse voleva fare. Ma gli ha mai parlato Galasso di questa persona? L'ho detto, Galasso me ne ha parlato in genere e io rifiutai subito la cosa, per cui non so nemmeno. Quindi che gliene parlò Galasso? Quando io ho parlato di volermi costituire, il Galassi mi disse, mo vediamo un pochino, io dissi no, non voglio niente, punto e basta. Che poi Galassi ha pensato, cioè non lo so e non lo voglio nemmeno sapere, che io l'ho rifiutato. Quindi lui i nomi non li sa. Benissimo, senta, ad Alfieri le offrì aiuto in questa sua posizione, parlò con Alfieri di questa storia? Sì, con Alfieri parlai della Costituzione, Alfieri fu, no, non ricordo di averne parlato, anche perché Alfieri la prese più male la mia Costituzione. Senta, e con Salmino se ne parlò di questa sua posizione di persona che voleva costituirsi e poi... Guardi che Salmino era morto quando mi sono costituito. Ciccio Salmino, Francesco Salmino. Non so nemmeno chi sia. Come? Non so nemmeno chi sia. Non sa chi sia. Senta... Qual era quindi la pena che lei doveva scontare in definitiva? Ho detto circa 6 anni. Circa 6 anni significa 5 anni e mezzo o 6 anni e mezzo? 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo. Forse di più. Senta, lei nel confronto ha mai reso dichiarazioni sui magistrati di Napoli? Perché sì. Questo confronto si è svolto dinanzi al pubblico ministero di Salerno. Sì. E come mai? Cioè, ma è reso, non ho capito, scusami, qual è per quello il che motivo, risulta, perché, il motivo sì. Per cui si fa il confronto dinanzi al pubblico ministero di Salerno? Perché io ebbi a dire del dottor Roberti che Galasso voleva ammazzare il dottor Roberti all'epoca, okay. E che fu fermato dal mio intervento e dall'intervento dello stesso Alfieri, che Galasso voleva ammazzare il dottor Roberti per il solo fatto che lo stavo giudicando per il sequestro di beni. A questo poi fu fermata la cosa perché... Senta, lei ha mai saputo di incontri conviviali tra magistrati e persone legate alla vostra organizzazione in un albergo? Ma ripeto, di chi? Lei ha mai parlato al pubblico ministero di Salerno? Io l'altro giorno sono stato interrogato. Mi scusi, dalla stiamo di parlando che... prima del confronto, quindi la dichiarazione che giustifica poi tecnicamente il confronto. In generale, per le chiacchiere che si per diceva, le chiacchiere, sì, per ripetere, quindi ha parlato di incontri. Io sono dissociato proprio perché non voglio parlare di cose. Come, come si giustifica con le regole della dissociazione parlare di fatti che sono potenzialmente indizianti nei confronti di persone che non sono né decedute né collaboranti? Perché... Cioè, io non ne ho parlato di queste cose. Non ha parlato di queste cose? Nel confronto con Galasso. E nel precedente interrogatorio al pubblico ministero di Salerno? Con Galasso, noi abbiamo... E nel precedente interrogatorio del pubblico ministero di Salerno?
cioè per quanto riguarda la posizione del dottor Roberti. Di questi incontri conviviali che avvenivano in questo albergo sul Vespasiano, ne ha parlato lei o no? Chiariamo il punto. Il confronto tra me e Galasso. Mi scusi, nel precedente interrogatorio, quello a seguito del quale il pubblico ministero dispone, sì, di Salerno dispone il confronto, lei ha parlato di questa circostanza oppure non? Ho parlato della circostanza del dottor Roberti, allora, che e di questi incontri conviviali faccia rispondere, però pubblico ministero, abbia pazienza. Chiedo scusa, avvocato, no, ma lei deve far rispondere all'imputato, lei fa l'interrogatorio, non le chiedo più scusa in maniera, allora non le chiedo più scusa perché sta continuando a rispondere, allora finiamo, no, faccia rispondere pubblico, allora, ministero, siamo noi a invitarvi alla moderazione, siate moderati. L'avvocato senese che parla in moderazione mi pare proprio una novità. Lo faccia rispondere. Sta risponda, signor Moccia. Allora, Moccia, ci vuol dire se ha fatto questa dichiarazione? Io ho fatto in nome del dottor Roberti, in base al fatto che il Galasso voleva all'epoca ammazzare. Inizio. Voleva ammazzare il dottor Roberto e noi per fermarlo abbiamo usato tutti i modi. Fine, mi scusi, si è cercato di far avvicinare il dottor Roberti. Mi scusi se la interrompo perché lei non sta rispondendo. Io le ho chiesto. L'unica cosa che ho mosso è questa. No, lei mi deve far formulare la mia domanda che, scusa, e poi e glielo chiedo perché è la terza volta che lo faccio senza ottenere risposta. Lei le ho chiesto, nell'interrogatorio che precede il confronto, lei ha riferito, sia pur senza far nomi, di incontri conviviali tra magistrati e persone vicine alla vostra organizzazione che avvenivano in un certo albergo che non indica ma che è collocato come sul Vesuvio? Lei vuole una risposta secca o posso ampliare la mia risposta? Vuoi sapere se lo ha detto oppure no? Chiamo di dare una risposta secca. E poi fa tutte le precisazioni non che so vuole. Che cosa vuoi. Vuoi sapere se ne ha parlato oppure no? Sì. Benissimo. Però non crede che può essere chiaro sì e mi no perdoni. Per precisare bene mi la perdoni. Cosa? Voglio sapere. Perché non ho fatto né nome, era fra Galasso e me, in un confronto di 10 ore tra me e Galasso, si scherzava, si rideva, Galasso benissimo voleva tirarmi nell'accusare. Allora, guardate che il pubblico ministero sta parlando dell'interrogatorio precedente. No, no, del confronto con il Galasso. Nell'interrogatorio precedente. Nell'interrogatorio precedente, io ho parlato del dottor Roberti. E non ha parlato di questi incontri conviviali? Si parlava di voler ammazzare il dottor Roberti, abbiamo fermato Galasso. Mi scusi, non ha parlato di questi incontri conviviali, sì o no? Non ricordo, no. Non lo ricorda. E adesso procediamo alle contestazioni, ma prima vorrei farle la domanda che l'avevo già fatto, e cioè lei ne parla nel corso del confronto di questi incontri conviviali? No, lei prima, nel confronto le ho detto. Benissimo. Come si giustifica il fatto di parlarne? Ho detto che adesso procediamo alla contestazione sull'interrogatorio che precede il confronto. Ma nell'interrogatorio del dottor Bonadies l'ho detto? Lei prima mi contestava. È lei che fa le domande o è lei la parte esaminata? Mi consenta, signor Moccia, di comprendere la questione perché io poi mi regolo. Se sono io la parte esaminata le rispondo. Non se invece ancora sono l'esaminante vorrei che lei mi rispondesse. L'altro giorno sono venuto a interrogarmi proprio per un fatto del genere della Procura di Napoli. Ma vorrei capire la contestazione. Proprio per un altro pertegolese. Io non procedo alla contestazione, sto formulando un'altra domanda. No, ma lei ha per cortesia, possiamo rileggere gli ultimi 5 minuti? Ha detto che gli deve fare la contestazione, gliela faccia. Ha detto che adesso la farà. O dobbiamo ma creare la suspense. Facciamo la contestazione e vediamo qual è l'errore. Vuole darci l'ordine delle domande? Ci deve dare. No! Però pretendo che si rispetti un ordine logico e che consenta all'imputato di rispondere logicamente. Certamente, perché questa è una pretesa legittima. Siccome si è parlato di contestazione, il codice che si non stabilisce termini per la contestazione. Sì, Presidente, però neanche è possibile che uno fa la domanda, dice adesso ti contesto, poi cambia domanda, poi torni dietro, poi va avanti. No, questo è fatto un metodo che serve a creare confusione e crea inevitabilmente confusione. Come? Certamente, ci sono una serie di domande che erano tutte tese ad avere risposte che creassero una situazione di difficoltà all'imputato. Credo che l'interrogatorio serva, sia un momento, come dice la Corte di Cassazione, è un momento di difesa dell'imputato e non è un momento per tendergli trabocchetti di ordine logico. Lo dice la Corte di Cassazione, non l'avvocato Senino. E lei lo saprà sicuramente, visto che è un garantista, in teoria, dottor Mancuso. Se vuole le porto la giurisprudenza. Ma forse parlano dell'interrogatorio, l'esame è un mezzo di prova.
Sì, ma ugualmente non è pensabile che si facciano le domande creando degli spazi e dei vuoti che creano, che servono e che determinano inevitabilmente un momento di confusione, Presidente. Non credo che serva questa l'accusa. Va bene, Presidente, posso rinunciare alla contestazione? Benissimo. Può rispondermi invece alla mia domanda? Perché lei ha riferito di averne parlato in questo confronto? Questo mi pare un dato certo. È vero o non è vero che nel confronto ha parlato di questi incontri conviviali? Ripeto, è vero, ripeto, senza risposta, fare i nomi, senza indicare il nome dell'albergo. Ripeto, ma la risposta di me, posso ampliare la risposta o devo dire sì o no? Lei mi deve rispondere. Sì. Se... Benissimo. La domanda successiva però è questa. Però non penso che sia chiaro poi. Signor Moccia, lei avrà modo di precisare, se però mi consenta di seguire un mio ordine, poi potrà piacerle, potrà non piacerle, ma sì. Perché che Galassi a me mi fa una domanda e mi dice l'albergo, lo ricordo, sì, cioè, ma ne parlavano i giornali, ne parlavano tutti qua, per cui ma io ho detto, è certo. Galasso che introduce il tema dell'albergo. Ne parliamo insieme, ma in modo scherzoso, io mi ha fatto un confronto con il signor Galassi di circa 8-9 ore, 10 ore, però questo confronto era un incontro che si scherzava e lui tendeva a volermi portare sulla strada della collaborazione. Senta, lei ha detto delle cose soltanto, ha riferito, ha reso interrogatorio al pubblico ministero di Salerno l'interrogatorio soltanto per avere confronto con Pasquale Galasso? Sì, ma io lo dichiaro, molto onestamente lo dichiaro nel confronto, che io quella cosa l'ho dichiarata per quanto riguarda il dottor Roberti, pur senza smentire che era vero, per l'amor del cielo, tutto ciò che dice, però l'avevo detto per il semplice fatto di avere il confronto, altrimenti non l'avrei nemmeno detto. Perché la Procura di Napoli non voleva darmi il confronto con il Galasso. Senta, cambiamo argomento. Lei è sottoposto a regime di cui articolo 41 bis, vero? Sì. Da quanto tempo? Dal mese di agosto. Dal mese di agosto. Senta, la sua scelta processuale di dissociata ha qualcosa a che fare con la difficoltà nella quale si trova un detenuto sottoposto a questo regime? Credo di sì. Cioè lei spera di ottenere una modificazione di questo regime dalla sua condotta processuale? Dalla mia condotta processuale sì, spero di avere... Credevo che già la mia posizione era incompatibile con il regime 41 bis. Sono stato arrestato il 12 agosto. Era latitante anche suo fratello Antonio? Sì. Dove foste arrestati? A Gaeta. A Gaeta dove? Nel porto di Gaeta. Ma nel porto dove? Nel porto. Stavate su un molo? Oppure stavate su un... Stavamo su di una barca. Su una barca? Che barca? Una barca, non ricordo, una tanta. Una barca. Senta, c'erano con voi altre persone? Sì. Quante persone? Due, tre ragazzi, tutti ragazzi amici d'infanzia che non hanno niente a che vedere con il mondo del crimine. Eravate tutti e due latitanti, non sì. Ho capito bene. Quindi eravate su una barca. Sospettò qualcuno per questo arresto? Cioè sospetto di essere stato tradito da amici per questo improvviso arresto? In generale, però non precisamente su qualcuno preciso sospettato, perché i miei movimenti erano saputi da pochissime persone. Antonio Malventi li conosceva questi suoi movimenti? Antonio Malventi in quel periodo non ricordo se li conoscesse o meno, comunque è probabile che li conosceva Antonio Malventi. Ricorda di aver espresso dei sospetti su Antonio Malventi nel confronto avuto con Pasquale Galasso davanti sì, a Pasquale Ministero di Salerno? Se lei vuole sapere questo, il mio dubbio, il primo a cadere è stato proprio sul Malventi che avrebbe potuto farmi... Sì, sento alcune ultimissime domande, signor Moccia, poi mi rendo conto che l'interrogatorio è stato lungo e per lei anche faticoso, oltre che per me immagino, e soprattutto per chi ci sta ad ascoltare forse. Suo fratello Moccia Luigi è mai stato confidente di funzionari di polizia? Mio fratello, ormai. Ha mai saputo di un rapporto confidenziale tra Luigi Moccia e il dottor Panico? Mai. Mai. Senta, Luigi, lei nel confronto con Salerno riferisce di un arresto avvenuto... Anche perché non vedo i motivi di mio fratello, confidente di chi e di che cosa. Mi scusi, è una circostanza che riferisce degli Paoli, adesso mi pongo io nella parte di Paoli, esaminato dire, che vuole, rispondo. Dovrebbe io devo verificare quello che... Il io suo posso, punto di vista. Ma vede, io questo signor Moccia risponde alle mie domande. Evidentemente ho sbagliato lei, a riconoscere. Lei lancia un'accusa a scambiarmi in le aula. Parti con lei a rispondere. Signor Moccia, Luigi è mai stato arrestato a Napoli dal latitante? Dico quindi è stato sì. A Napoli in particolare dove? Nel Rione Lauro. Nel Rione Lauro. In che epoca avvenne questo arresto di Luigi nel Rione Lauro? Era latitante per l'evasione dal carcere di Frosinone. Quindi più o meno in che epoca fu? Non ricordo, alla metà degli anni 80.
metà negli anni 80. Senta, aveva una macchina quando fu arrestato? Sì, aveva un, se ne vado errato, una Maserati. Una? Maserati. Una Maserati. E fu arrestato a Rione Lauro? Sì. Sa perché suo fratello si trovasse a Rione Lauro? Andò per me a Rione Lauro per ritirare alcune cose che mi servivano. Senta, a proposito dell'evasione di suo fratello da carcere di Frossombrone, però non vorrei comunicarle... Ma è di troppo, è un fosso, non un fosso. Frossombrone, va bene. Eh? Comunque, nel momento dell'evasione di suo fratello, unitamente ad alcuni appartenenti all'organizzazione denominata Brigate Rosse, se non sbaglio, tra cui anche uno dal nome risorgimentale. Cioè, prima linea. Benissimo. Prima linea, mi chiedo scusa. Lei ha notizia di un intervento pubblico di Raffaele Cutolo a proposito di questa evasione? Sì. Che cosa ne vuole parlare la Corte? Sì. Che cosa fece? Ha attinenza col nostro processo. Sì. E circostanza? Vuole riferirlo alla Corte? Cioè, il Cutolo, nelle sue solite sceneggiate, faceva intendere che mio fratello era scappato dal carcere con l'avallo della camorra, che Luigi era un bravo ragazzo. E io, no, lei mi deve far precisare a questo punto. Naturalmente. Se lei mi ha chiesto la domanda, io devo precisare a questo punto. Io, dopo queste dichiarazioni del Cutolo, telefonai ai giornali smentendo ciò che diceva Cutolo, perché mio fratello era scappato senza l'aiuto di nessuno, ma insieme a componenti che poi è stato chiarito che è vero quello che io dicevo, perché poi sono diventati tutti collaboratori, quelli di prima linea, e hanno escluso la partecipazione di chiunque malavitoso, e che Luigi non era inserito, diciamo, dal primo momento come futuro evasore, insieme a loro. Senta, sa nulla dell'omicidio di De Luca Antonio? No. Non ho altre domande, Presidente. Possiamo? La difesa può prendere al suo esame. Grazie, Presidente. Senti, non ho usato il termine controesame. Chiedo scusa? Non ho usato il termine controesame. Io però devo, per lealtà, devo dire che non mi ricordo se ho chiesto anche l'esame del... Allora procedo al controesame. Onestamente non me lo ricordo, quindi può rinunciare all'esame e procedere al controesame. Posso procedere direttamente al controesame? Sì, no, per correttezza lo dovevo chiarire questo. Oh, senta, signor Moccia, lei si è costituito nel 92, si è sufficientemente detto su questo. Nel 93... Lei ha reso una serie di dichiarazioni, così come le sono state, di interrogatori per essere più esatti, così come le ha ricordato oggi il pubblico ministero. Lei ha anche detto che nel 93 ha partecipato a un confronto con Pasquale Galasso. Può ripetermi la data, per cortesia? Se la ricorda il mese? Era primavera, fine primavera del 93. Del 93. Senta, questo confronto... Perché fu disposto? C'erano contrasti tra quello che aveva detto lei e quello che aveva detto Galasso fino a quel punto? No, perché il signor Galasso voleva scrivermi una lettera, cosa che gli fu impedita dal centro protezione. Quindi il Galasso confronto non fu disposto per motivi tecnici, perché non c'era contrasto tra quello che aveva detto lei? Io fui invitato a chiedere se ero interessato ad un confronto con il signor Galasso. Senta, e quanto tempo durò il confronto con Galasso a Roma? Penso più di un paio d'ore. Un paio d'ore. Lei sa che cosa è stato verbalizzato all'esito di questo confronto? Sì, mi ricordo due parole. Che sta scritto sul verbale? Non ricordo, comunque due parole che... Cioè due parole? Ricordo che era un rigo che non volle nemmeno leggere, perché disse che mica c'è problema, devo pure leggere, firmai... Ho capito, senta, e se, che lei ricordi, c'era la data di inizio e la data di completamento del confronto? Non lo so, ma credo di sì, perché fu fatto, cioè questo verbale fu scritto attraverso e gli interrogatori dei quali le ha parlato il pubblico ministero e che le ha così sapientemente elencato, durarono anche loro delle ore o durarono dei secondi? Sì, infatti durarono tutti parecchio tempo, perché erano tutti tesi alla... Quindi se noi andiamo a verificare al carcere, vediamo che il giudice è entrato in carcere, è stato con lei per delle ore, però è scritto mi rifiuto di rispondere. Sì. Ho capito. Senta, per caso, le fu suggerito di far verbalizzare mi rifiuto di rispondere perché la sua posizione di dissociato la esponeva a dei rischi fisici? Sì. Grazie. Le fu suggerito di far verbalizzare mi rifiuto di rispondere perché potevano correre dei rischi i suoi familiari? Certo.
Ho capito, su questo punto non ho altre domande. Io sono più che soddisfatto. Senta, veniamo all'omicidio di Avarone. Lei nell'82 era latitante? Sì. Lei aveva contatti con Avarone indirettamente, l'ha detto lei stesso. Ci può dire esattamente che tipi di contatto avesse con Avarone? Avevo contatti, ripeto, gli mandavo i saluti, gli mandavo un qualche pensiero, qualcosa di soldi per mantenere questo rapporto con lo Iovarone, pur di averlo, diciamo, nelle mani nel momento in cui sarebbe uscito dal carcere. Quindi lei, diciamo, subdolamente tentava di conquistare la sua fiducia? Tentavo di conquistare la sua fiducia e cercavo di capire dove lui volesse arrivare, perché sapevo che lui, il suo rapporto che teneva con me, non era certamente leale. Oh, senta, dell'omicidio Iavarone aveva discusso con la sua organizzazione, cioè con Alfieri, con il direttivo dell'organizzazione? Sì, ma in effetti l'omicidio Iavarone è precipitato poi di farlo subito, che lo Iavarone, se ricordo bene, già ebbe delle licenze e non fu attuato proprio perché diceva, beh, c'è tempo pure per capire le cose, ma proprio perché le cose con i Cotoliani si erano messe in un certo modo, questo Iavarone stava pigliando una certa posizione più prepotente all'interno dell'organizzazione cotoliana, fu deciso di accelerare la cosa. Ho capito. Senta, lei ha detto che era latitante a quell'epoca, dove era latitante? Io la mia latitanza l'ho trascorso nel Nolano, a Piazzola di Nola, Saviano, avevo nella zona di Formia Caeta. Senta, in quel periodo lei andava mai ad Afragola? Mai. E se non per commettere azioni criminose, ma mai non per ho per eseguire mai... azioni sì, sì, criminose. Senta, lei perché non andava ad Afragola? Che ha paura di essere riconosciuto dalla... Ma è naturale che non andavo perché ero latitante e poteva essere riconosciuto, arrestato. Senta, ma dopo la rapina della Montefibre, per caso vi poneste il problema che dopo che foste incriminato per la rapina della sì. Montefibre, vi poneste il problema che qualcuno che abitava nei vostri paraggi fosse confidente della polizia e avesse mandato la polizia apposta quando aveva visto arrivare le macchine? Certamente, perché non si poteva spiegare altrimenti che la polizia venne dopo poco che arrivarono i rapinatori. Quindi voi vi sareste ben guardato dall'andare a casa vostra a via Bellini, perché eravate convinti che vi avrebbero mandato la polizia dopo pochi secondi? Fuori dubbio che già avevo commesso questa leggerezza di aprire ai rapinatori all'epoca nell'80, per cui andare a casa mia sarebbe stata una pazzia. Senti, signor Moce, lei si è dichiarato colpevole di numerosi omicidi, lei è colpevole della rapina della Montefibre? No. E può dire in due parole perché ha offerto ospitalità a queste persone? Ma io ho offerto ospitalità ai rapinatori perché hanno bussato a casa mia, io ho riconosciuto le persone che erano di malavitosi, a me interessava avere, diciamo, amicizia in questo mondo proprio per difendermi da quello che erano i miei nemici, per vendicare la morte di mio padre. E ritenne opportuno dare ospitalità a questi signori, che però poi entrati in casa mi sono reso conto che la cosa era più grave di quanto io potessi sospettare. Poi dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri, quindi non ho avuto nemmeno il tempo di... Sì. E quindi voi pensaste e voi riusciste a fuggire comunque? Sì, insieme a fuggire perché sapevo di cosa avevo, c'erano i rapinatori con i soldi, le armi, tutto in casa. E quindi voi pensaste che qualcuno che abitasse vicino a casa vostra ve le aveva mandate? Sì, perché quando arrivarono fece un po' di trambusto fuori dal carro. E dopo che ci fu la rapina della Montefibre, che lei si rese latitante, la polizia e i carabinieri venivano frequentemente a casa sua? Ma se dico che andavano 3 volte a settimana dico che era poco. Andavano. Quindi... venivano quasi quotidianamente. Senta, e nello stesso 1982 suo fratello Luigi era latitante? Sì. Le risulta che suo fratello Luigi venisse ad Afragola? Ma a parte che mio fratello Luigi non andava ad Afragola, mio fratello Luigi non stava nemmeno con me nel Nolano o nel Napoletano, anche se è stato arrestato, come ricordava il dottor Melillo poc'anzi, a Furigrotta. Mio fratello è stato per caso che si trovava là a Furigrotta, perché, ripeto, andò a fare una cosa per me a fuori grotto. Senta, torniamo all'omicidio di Avarone. Lei Luigi tutta la sua latitanza l'ha trascorsa tra Roma e Formia. Senta, lei quanto tempo prima del dicembre del 28 dicembre 82 lei seppe che Avarone sarebbe venuto in permesso? Quanto tempo prima?
posso essere preciso, ma comunque giorni prima. Diciamo che lui, come ha avuto la licenza, me l'ha fatto sapere subito. Come gli è stata dato, diciamo, l'ok della licenza, me l'ha mandato dire subito. Senta, e ci può riferire come organizzò, quando e con chi l'esecuzione dell'omicidio di Avarone? Ma diciamo che io già precedentemente, perché lui mi mandò a dire che per le festività di Natale sarebbe uscito probabilmente in licenza, e già ne avevo parlato con l'Alfieri di questa cosa, se attuare o meno questa cosa, questa vendetta verso lo Iavaruno. Però non con sicurezza. Poi parlando con l'Alfieri disse no, se esce in licenza dobbiamo attuarla questa cosa, perché questo sta diventando pericoloso. È per la vendetta verso Topatra, ma sta diventando pericoloso. Per cui diciamo che l'ho saputo poi pochi giorni prima che lui venisse da... E lei organizzò... E ne abbiamo parlato io, Galassi e Alfieri sicuramente, del come attuare questa cosa. Io in verità tendevo a fare l'azione più brigativa, nel senso che sparargli mentre che andasse a porre le firme, perché certamente aveva degli obblighi di firma. E nel disco diceva, lo dobbiamo prendere perché dobbiamo capire i cotoliani dove vogliono arrivare, cioè sapere notizie in seno ai cotoliani. Senta, ma lei all'epoca aveva ancora bisogno di sapere le generalità degli altri assassini di suo padre, o lei già le conosceva tutte? Ma no, già si sapeva tutto, era una cosa... Già, risaputa, sì. Quindi già erano noti. Non avevo bisogno di sapere niente da Iavarone. Senta, e se l'ipotesi del sequestro avesse avuto, diciamo, soddisfazione, dove l'avreste portato? A Piazzolla. Ah, Piazzolla. Senta, dove sono stati portati tutti gli altri sequestrati da noi? Sempre a Piazzolla? Sempre a Piazzolla. Ho capito. Senta, lei ha detto che andaste con due macchine a commettere questo fatto. Si ricorda le due macchine, se erano pezzottate, se erano... Sì, era una macchina doppione, un'Alfa e una Ritmo. Un'Alfa e una Ritmo. Tutte due doppione. Ed erano macchine che voi poi bruciaste o conservaste? No, perché erano macchine a doppione e che le avevamo attrezzate in un certo modo che potessero sembrare macchine in borghese della polizia, delle forze dell'ordine. Quindi, quando lei dice macchina a doppione, che cosa intende dire esattamente? Macchine che a un fermo di polizia risultano oneste, diciamo così, e poi invece se di un reato si prendono il numero di targa non si può risalire al proprietario. Quindi questo voglio capire, se qualcuno avesse preso il numero di targa sarebbe stato possibile risalire a voi? No, perché le ripeto... E questa è la ragione per la quale quindi non c'era bisogno di disfarsene? Ma non c'era bisogno di disfarsene, nel momento in cui c'era un qualche dubbio bastava solamente farti cambiare le targhe e il libretto di nuovo risiedere di nuovo la macchina. Senta, dopo ogni azione omicidiaria, voi le armi le buttavate o le conservavate? No, la maggioranza le buttavamo. Cioè, capitava pure qualche volta che l'arma qualcuno la potesse conservare perché non c'erano, ma erano casi sporadici. Lei stava quasi sempre con Galasso in quel periodo? Sì. E capitava, poteva capitare che camminavate disarmati o eravate sempre armati? Ma no, il Galasso come minimo sempre portava due, tre, che noi gli scherzavamo. Due, tre, pure tre pistole, lo dichiaro lui stesso, non è una cosa che dico io, perché come fai a sparare con tre mani, tre pistole? Oh, ma quindi dopo consumato il delitto Iavarone, parliamo specificamente del delitto Iavarone, voi rimaneste disarmati o conservaste le vostre armi? No, noi eravamo latitanti, cioè quando mai, ma ci siamo disfatti dell'arma sporca, ma non delle altre armi, anche perché poi quello era un reato che non avevamo avuto bisogno di armi lunghe, per cui erano le pistole che normalmente già portavamo tutti quanti. Ho capito. Ha detto che quindi parlò con Galasso e con l'Alfieri alcuni giorni prima dell'organizzazione dell'omicidio di Avarone. Poi la fase esecutiva la guidò, lei personalmente la diresse? Sì, grosso modo. E la fase prima di compiere, diciamo, di svolgere le attività tipiche della fase esecutiva, lei disse a questi suoi amici e compagni di delitti, facciamo questo, andiamo là, faremo così, tu fai questo, tu... cioè diede delle divisioni di compiti, o si trattò di cose che poi si improvvisarono? No, perché ognuno bene o male sapeva quello che dovevamo fare, dovevamo sequestrarlo, c'era solo il problema di chi indossasse la divisa, che
E lo risolvemmo con farla indossare al Costantino Loyola. Però gli altri comiti non è che c'era molto da... Ho capito. Senta, signor Moccia, lei ha già, vabbè, su questo fatto del sequestro io sono, non ho altre esigenze, non ho altre domande che le voglio porre. Volevo capire questo. Per questo omicidio fu usata una divisa dei carabinieri. La sua organizzazione aveva in uso divise di carabinieri, e chi e dove erano? Noi la prima divisa che abbiamo usato, diciamo, come organizzazione è stata quella usata per sequestrare il Catapano. Ed era una divisa, se ricordo bene, all'epoca procurata dallo stesso Galasso Alfieri, ma sembra più Galasso. Ed era rimasta quella divisa. Anche perché non è che ci è servita poi nel tempo altre divise. Ho capito. Senta, ancora pochissime cose, io poi non ho molte altre esigenze. Primo, in sede di riunioni del direttivo, lei si oppose alla esecuzione degli omicidi Ruocco, Sarmino, Malventi e Cacace? Certo. Può dire che significa che si oppose, quale atteggiamento assunse e come? Ma mi opposi nel dire che non vedevo di buon occhio questo, ma non solo del cioè del Malvendi e del Rocco, sì. Cioè di entrambi, cioè io non vedevo di buon occhio fare queste azioni all'interno del gruppo, anche perché io, per essere più preciso, io già intendevo allontanarmi dal gruppo, tanto è vero che io nel momento in cui sono uscito dal carcere per scadenza termine, dopo l'arresto dell'89, io mi sono allontanato. Diciamo che non volevo più avere a che fare con tutti quanti, ed è un discorso che ho fatto un po'. Ma questo perché? Perché già stava maturando un percorso interno, era già maturato in me il percorso, sì, di autocritica. Sì, oggi lo vogliamo chiamare di dissociazione, però io già mi stavo allontanando, me ne volevo pagare le mie colpe, volevo cercare di fare una vita diversa. Tanto è vero che ne parlai pure con lo stesso De Simone, che facevo poc'anzi riferimento al dottor Melillo, ma quando riguarda i casalesi, di dire io non voglio avere a che fare più con nessuno, non vi fate più. È lo stesso, poi, questo è il discorso che feci anche all'interno, diciamo, del mio stesso clan. E l'Alfieri mi mandò a prendere un paio di volte con insistenza di dire che non potevo abbandonare, dovevo seguire quello che era il percorso degli amici, che avevamo dei problemi e tutte queste cose. Io in verità, anche perché avevo stavo fuori per scadenza di termine, avevo ancora il definitivo da scontare, non potevo fare altro che continuare a seguire il carro. Ecco perché dicevo, quando poi è arrivato il mandato definitivo, è stato accolto da me con molta gioia, perché era il momento in cui io potevo veramente allontanarmi definitivamente, perché nel momento in cui rimanevo da fragola e tenevo le vie, non potendo allontanare, Galasso mi mandava a prendere, Alfieri mi mandava a prendere, cioè io non potevo sfuggire a questa. L'unica cosa per sfuggire era dovermi allontanare proprio dalla Campania. Per poter fare questo dovevo pagare i miei debiti, essere pulito, essere... In qualche maniera lei già molto tempo prima aveva avviato questo processo di revisione critica della sua... Sì, certamente. Poi l'Alfieri, nel momento in cui... diciamo, ho fatto ritorno, ma sempre da lontano, di nuovo giù a Saviano, insieme al gruppo, è scaturito che hanno incominciato a parlare dell'azione di far fuori, diciamo, il Malventi e il Giuseppe Rocco. E lei si oppone. Cosa che io non vedevo di buon occhio per tanti aspetti. Senta, volevo ancora chiederle, lei... Lei ha detto prima, parlando a domanda del pubblico ministero, dice io ero latitante su Formia, poi a mia domanda ha detto no, io ero latitante nella zona di Nola. Può chiarire questo apparente contrasto? No, io ero latitante, diciamo, quando stavo in zona, io mi appoggiavo a Nola, Saviano, quando cioè, stavo a Formia Gaeta. Diciamo Saviano Piazzolla di Nola era per me come Afrocola, ecco, come gli altri latitanti. Alfieri, che era di Piazzolla, si appoggiava a Piazzolla, io regolarmente avrei dovuto appoggiarmi ad Afrocola, mentre invece no, io mi appoggiavo a Saviano.
Ho capito. Senta, ci può dire i suoi rapporti con il Magliulo, in quali anni sfociarono poi in uno scontro, si incrinarono in maniera irreparabile? Ma i rapporti con i Magliuli poi si sono definitivamente rotti poi nel momento in cui è morto lo stesso Angelo Magliulo. Per tanti fatti accaduti precedentemente, di rapporti non... Ma che lei sappia, lei ha un fratello che è stato ucciso. Che lei sappia, ci sono state delle persone imputate e condannate per l'omicidio di suo fratello? Sì. E chi sono? Si ricorda i nomi? Appartenente alla famiglia Magliulo, Luigi Magliulo, Vincenzo Magliulo... Il cugino, un altro cugino dei Magliulo. In che anno siamo, signor Moccia, quando c'è l'omicidio di suo fratello? 87. Quindi certamente in quelle date i rapporti sono incrinati in maniera irreversibile. Sì, chiaro. E coloro che lei ha detto, Delli Paoli era amico dei Magliulo e non era amico mio, nel senso che mi ha frequentato perché a volte era mandato dai Magliulo. Sì. Coloro che lei definisce amico, ma che forse sarebbe più corretto definire associato, ma dico coloro che erano amici dei Magliulo poi rimasero con i Magliulo dopo la rottura tra lei e i Magliulo. Va bene, sì. E quindi inevitabilmente si crearono rapporti non più di frequentazione e di amicizia, ma di ostilità. Domande suggestive o sono domande contenti della risposta? Cioè... Sono controesame. Ah, controesami? Credo che sia legittimo, no, però per carità posso anche fermarmi sul punto. No, anche perché preferiamo le risposte dell'avvocato senese a quelle della parte esaminata. Mi fermo senz'altro sul punto. L'avvocato senese ha la tendenza a rispondersi da solo. Mi fermo senz'altro sul punto, Presidente, e faccio una sola domanda per concludere che si aggancia a quelle che avevo posto all'inizio, che ho trovato più che soddisfacenti. Vorrei... fare questa domanda che si articola su due passaggi. Primo, quando lei ha comunicato ai signori pubblici ministeri della sua intenzione di dissociarsi e di assumere un comportamento quindi di collaborazione, le furono rappresentati i grandi vantaggi che avrebbe conseguito da una scelta di collaborazione piena? Certo, mi fu rappresentato i vantaggi che potevo usufruire dalla collaborazione piena e mi fu persino, mi misero in guardia nel dire che la mia posizione di dissociato, pensando che forse non l'avrei capito, rasentava quella della collaborazione piena, per cui io rischiavo molto, non tanto io ma alla mia famiglia all'esterno, tanto è vero che proprio dal dottor Cirillo durante un interrogatorio a Roma, dove si tendeva sempre a portarmi alla collaborazione e io rimanevo fermo sulla dissociazione, il dottor Cirillo mi disse a questo punto, cioè, tu rischi, ti diamo la protezione, una cosa del genere, io dissi no, io mantengo la mia posizione di dissociato con tutti i rischi che si possono correre, non per un fatto omertoso, ripeto, ma per una scelta di vita, per cercare di chiudere definitivamente, non essere portato di nuovo in una spirale di odio continuo e di vendette diverse da quella che poteva essere il piombo, ma attraverso le dichiarazioni false. Senta, lei poi chiese ai pubblici ministeri di poter essere ascoltato su tutti i delitti che lei aveva commesso? Ma sì, io questi interrogatori erano proprio, se si vedono gli orari di quanto duravano questi incontri interrogatori, erano proprio a questi che io parlavo. Poi alla fine, quando mi sono convinto della dissociazione, che non tutti quanti l'avrebbero seguita e che io certamente avrei portato avanti, si tendeva ad interrogarmi specificamente sul fatto, mentre io invece intendevo parlare di tutta la mia vita criminale, partendo dall'inizio alla fine. E questo è stato posto in essere con un solo interrogatorio nel 94 dal dottor Gai, dopodiché mai più interrogato. Ma lei sollecitò ripetutamente di essere interrogato sui delitti che aveva commesso? Ma io ho sollecitato continuamente, tant'è vero che poi alla fine, visto che non venivo interrogato dalla Procura di Napoli, ho fatto modello 13 e ho chiamato la Procura di Salerno. Senta, perché non veniva interrogato? Perché i pubblici ministeri ritenevano che non fosse utile la posizione di un dissociato e volevano quello di un pentito o per qualche altro motivo? Sì, una domanda un po'
forse lo dovremmo domandare ai pubblici ministeri. E io non lo posso fare, quindi sono costretto a farlo attraverso l'imputato. Io sono costretto a farlo attraverso l'imputato, quindi. Ma gli sta chiedendo un'opinione, evidentemente. No. No, io gli sto chiedendo di riferire se gli è stato detto che non veniva verbalizzato perché non voleva collaborare in maniera piena. Questa è la domanda. Vabbè, allora se è una circostanza di fatto, allora la domanda è ammissibile. Se ho capito bene, stiamo parlando di reati commessi dal pubblico ministero. Vogliamo un attimo, è la nella seconda volta che fa queste minacce, avvocato, ma sia tranquillo, che ci lascia del tutto indifferente. Ma non è un campione di moderazione. Volevo sapere. Campione di moderazione. No, io veramente scherzo. Diventa ridicolo. L'avvocato Senese non aveva annunziato diverse domande fa che aveva finito? Infatti ho finito, ho posto questa domanda che è l'ultima. Ah, beh. Volevo capire qual era la domanda, perché la domanda è così com'è. L'avvocato Senesi in un primo tempo aveva formulato una domanda che appariva generica e che lasciamo generica, visto che la discussione successiva non ha rilievo, e voleva sapere i motivi per i quali i pubblici ministeri non lo interrogavano, cioè se gli risultavano. Se gli erano stati riferiti. La dissociazione loro la ritenevano non volevano la collaborazione piena, in effetti, perché... E in effetti lei dice, se vuoi essere sentito, collabora, se collabora, no, non ci pare bene. La dissociazione, sì, non... È bravo. Sentiamo da lui. Perché la domanda è da lui, non è la... L'avvocato Trofino vuole... Può rispondere, signor Moggi? Non ho capito. Non è stata verbalizzata la domanda, con il microfono. Lei in questo momento non è sottoposta a esame, né la cosa è ammissibile perché non è imputato né testimone. Diciamo la verità. Quindi non può rispondere alle domande. No. Sì, vabbè, questa cosa che diceva. Allora, vogliamo concludere questo esame, sì? Certamente. Allora. Signor Moccia, io non ho altre domande. L'unica precisazione che mi pareva opportuno che lei fornisse. E in relazione alla circostanza, la domanda è esattamente questa: lei ha confessato omicidi che non le sono stati contestati? Sì. Quanti? Ma non ricordo con precisione, perché l'interrogatorio l'ho fatto due anni e mezzo fa, per cui non ricordo precisione. Comunque molti omicidi, alcuni durante l'interrogatorio adesso. Quindi lei che non mi sono mai stato contestato. Ha confessato di essere colpevole di alcuni omicidi che l'autorità giudiziaria non le aveva contestato. No. Può dire quali, per cortesia? Ma qua in aula, in questo momento, mi sono accusato dell'omicidio Giuliano, dell'omicidio Marra, che non ho ordine di cattura, dell'omicidio di Micco. E per questi omicidi lei non ha ricevuto ordinanza di custodia cautelare? No, non mi so bene. Io non ho altre domande.